Oggi voglio mostrarvi due funzionalità importantissime che abbiamo introdotto con la versione 3.15. Andiamo subito a vederle. La prima, fondamentale è la possibilità di convertire direttamente un articolo o un post in una entità. Se avete appunto, come avete dimestichezza con Wordlift, sapete che un'entità è qualcosa di disambiguato, chiaro agli occhi dei motori di ricerca. Andiamo a trasformare direttamente un articolo in un'entità. Come facciamo? Entriamo all'interno di un articolo, ad esempio, qui abbiamo un articolo che parla di content marketing e andiamo a trasformarlo appunto in un'entità. Quando è che è il caso di trasformare un articolo in entità? Le domande da rispondere sono molteplici. Uno è quel contenuto, quel concetto di cui parlo all'interno dell'articolo, l'argomento principale. La seconda è quell'argomento strategico per il mio blog, per il mio sito. Una terza domanda potrebbe essere: è la prima volta che parlo di quell'argomento? E una quarta domanda è se scriverò altri contenuti relativi a quell'argomento. Se le risposte a queste domande sono positive, possiamo andare avanti e quindi convertire il posto articolo in un'entità. Come sto facendo io in questo caso, basta andare all'interno del post, scegliere il tipo di entità che troviamo in schema, che riteniamo sia la più opportuna, e andarlo a creare. Diciamo che in questo caso vogliamo parlare appunto di content marketing, andiamo a definirlo e settarlo come theme e una volta fatto questo andiamo a salvare. Salvando l'articolo vedremo che appariranno alla fine del post una serie di diciamo proprietà aggiuntive che possiamo specificare e quindi adesso andiamo a vedere la seconda funzionalità che è stata introdotta dalla 3.15, che è la possibilità di andare a aggiungere e a ricercare un CMS all'interno dei dataset aperti. Quando andiamo all'interno appunto di questa scheda, che è una scheda che è stata introdotta da Wordlift, possiamo andare a cercare l'argomento che ci interessa. Quindi in questo caso diciamo che si tratta di marketing. Andiamo a effettuare questa ricerca e Wordlift in questo caso sta andando a cercare all'interno dei dataset aperti tutte le informazioni che trova e qui andiamo a selezionare marketing. Adesso, in questo caso, che cosa succede? Che ci basta salvare di nuovo l'articolo e una volta salvato l'articolo vedremo che Wordlift ci è andato appunto a compilare questi campi che si chiamano CMS che servono per la disambiguazione del contenuto. E quindi queste sono le due funzionalità. Partiamo dalla conversione dell'articolo in una entità alla possibilità di andare a formulare una ricerca all'interno dei campi aggiuntivi di Wordlift che ci permette di trovare le informazioni che ci servono all'interno dei dataset aperti che vanno a disambiguare il contenuto.